Ieri sera è terminato X Factor con la vittoria prevedibile di Lorenzo Fragola, con Mad arrivato secondo, sempre della squadra di Fedez. A dire il vero, da quello che ho sentito, i due concorrenti hanno realizzato dei singoli orecchiabili che si ascoltano volentieri, sicuramente superiori rispetto a tante altre produzioni italiane. Ma non è di questo che voglio parlare. Come mai ho accennato ad una vittoria prevedibile? Chi mi conosce sa che dalla prima puntata di X Factor avevo infatti espresso come pronostico quello di Lorenzo Fragola, vincitore del programma. Per quale ragione proprio questa previsione? La risposta è proprio qui: YouTube. Dalla prima esibizione del giovane cantante, il contatore delle visualizzazioni del suo video è infatti salito alle stelle, superando la cifra di 3 milioni di views. Ormai, per conoscere il vincitore di un talent o di un reality, basta osservare le visualizzazioni del suo primo video qui su YouTube. Non importa poi l'andamento delle performance durante la gara, ormai il pubblico ha fatto la sua scelta dopo quell'unico video, il primo. Abbiamo notato una cosa simile, all'ennesima potenza, con Suor Cristina, e la vedremo anche in futuro con qualsiasi programma televisivo con la funzione del televoto. Ormai, per capire i gusti sinceri del pubblico, non sono i sondaggi dei giornali a dare una percezione sull'esito di un programma, quanto invece le views di YouTube, che mostrano una preferenza disinteressata ed onesta da parte dell'utente. Questo, naturalmente, è molto pericoloso, perché trasforma il pubblico in un libro aperto, senza segreti, i cui gusti appaiono in maniera evidente, non solo per quanto riguarda le frivolezze, come appunto un programma televisivo, quanto soprattutto per scelte di pensiero o politiche. Non solo, il secondo aspetto ancora più importante riguarda l'uso che possono fare di YouTube per manipolare il pubblico. Anche in questo caso, esperimento già visto, per esempio in Italia, con Francesco Sole, ma che può portare ad un tentativo di manipolazione sicuramente più importante e massiccio in futuro. Vi invito a ragionare su questi aspetti che ho messo in luce. Ditemi come al solito cosa ne pensate e risponderò ai vostri commenti, molti dei quali sicuramente insulsi. Un saluto, amici deviati, e mi raccomando, la prossima volta che seguirete un reality o un talent, per non anticipare l'esito, non andate a contare le views del video, altrimenti vi rovinerete la sorpresa. Ciao!